ブームオジスタジオズ。La live sta per iniziare. La live sta per iniziare. La live è quasi iniziata. La live è praticamente iniziata. Ciao, come state? Spero tutto bene. Questa è la musica del mangaka? No, stasera no. Abbiamo evitato stasera. Bugozzi, anche stasera si mangia quando è The Reaction. Com'è dormire da Federic? Ah, la brugola, guarda, io ho dormito con Federic. Aspetta, una, due, tre volte. Credo tre volte, onestamente, di aver dormito da Federic. Con Federic. Ho dormito la prima volta a casa di Federic. Ha un divano letto, Federic, sì, ha il divano letto a casa. Sì, Damiano. E allora, ho dormito la prima volta nella sua casa vecchia, che era tipo lo studio, come fosse il mio studio, era la sua casa più il bagno praticamente. Ho dormito lì, mi sembra. Non ne so sicuro. C'ho dei ricordi confusi di quella giornata. Abbiamo fatto anche un video, abbiamo registrato il video, reaction pubblicità giapponesi Pokémon, avevo ancora i capelli io per farvi capire. Ti ho citato nell'ultimo video. Federic dorme, si alza all'improvviso e inizia a urlare. No, allora, in realtà quella volta lì è la più vecchia, se passai tipo tanti anni, neanche mi ricordo se ho dormito, onestamente. C'ho ricordi confusi di quella volta. Mi ricordo robe strane, il suo bagno, mi ricordo una scatola, aveva una scatola di carte, una borsa piena di carte Pokémon, così, che aveva curvato l'armadio, cioè l'armadio dentro così, curvato, perché questa borsa era così pesante che... Sì, ho dormito anche a casa di Dario. No, aspetta, una alla volta. Finiamo con Federic. E quindi la prima volta non ho memoria. Avevo i capelli, quindi dopo non ho memoria. La seconda volta ho dormito da me quando stavo vicino a Venezia. Abbiamo dormito insieme sul matrimoniale. E devo dire che Federic è un pelino inconsciamente invasivo. Cioè che comunque durante la notte tende a volgersi verso di te. Almeno lo fa con me. Perché mi ricordo quella volta che ho dormito con lui, la mattina mi sono svegliato, era anche caldo, era estate, quindi era praticamente nudo e così, praticamente buttato addosso di me. Io dormo sempre molto in un angolo, quindi me ne sono reso conto. E niente, molto semplicemente quella volta lì è stata particolare. La volta dopo invece ho dormito nella sua casa nuova, lì vicino a Milano, e a Magenta, poi si può dire perché lo dice sempre anche lui. E ho dormito lì su questo bellissimo divano letto. E mi ricordo che però il divano letto comunque è abbastanza stretto. Cioè, è largo perché è tipo quasi un matrimoniale. Però c'è comunque la parte del divano, quindi un attimo in due così. No, non ha dormito nudo sopra di me. No, 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 non era, non ha dormito sopra di me nudo. Però anche lì mi ricordo che comunque Federic quando dorme è molto tranquillo in realtà. Cioè, propende verso l'ospite, credo, ma dorme molto tranquillamente. Quella volta lì mi ricordo che l'ho visto, l'ho fissato per un'ora mentre dormiva. Perché io faccio strafatica a prendere sonno di norma e a casa degli altri faccio ancora più fatica. Quindi, ovviamente, non volevo mettermi a guardare il telefono, se no mi addormentavo il giorno dopo. E quindi lo fissavo mentre dormivo e vedevo il suo volto beato che riposava gli occhietti strabuzzanti. E niente, molto semplicemente è così tranquillo, così allegro quando dorme. Poi la mattina dopo, vabbè, solite cose che si fanno la mattina. Che ansia, no, no. Io che ansia, Federico, poveretto, che ansia, che aveva me vicino che stavo così. Cercavo di prendere sonno, mi concentravo per prendere sonno. Mangaka horror. È vero quel che si dice che è il missile tra le gambe? Beh. Tutti abbiamo il missile tra le gambe. Mangaka ha detto l'osservatore, io osservo molto. Giusto per aumentare l'inquietudine. Che bello parlare di come dorme Federic. No, molto interessante. E invece quando ho dormito da Dario, molto più semplicemente. Da Dario è stato molto più tranquillo perché ho dormito praticamente col gatto che mi ronzava attorno. C'era la sua bella amica che. Io stavo. Allora. Sono stato in live fino a tipo alle 4 e mezzo di mattina. Dario andava a dormire credo verso le 2. E me l'ha lasciato a me a giocare su Sekiro. Ho fatto la notte, volevo fare la notte su Sekiro. Poi tipo alle 4 e mezzo mi sembra Dario si alza. Così confuso, fa no, 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 basta, troppo. Ok, non voleva riposare. Si mette lì a parlare con la chat, eccetera. Io stavo lì addormentato e lì è nato
quel pezzo che poi c'è stato fatto il meme, 2000 robe in cui io mi incanto tipo per 30 secondi così. Dario mi fa una domanda, tipo mi chiede, ma li leggi anche fumetti non giapponesi, una cosa del genere, io stavo così. Però era tipo le 4 di notte, quindi ero completamente rincoglionito. E rimango così, poi rispondo. E un quarto dopo siamo andati a dormire, mi sembra. Ho ricordi confusi anche di quella sera. Quindi potrei sbagliarmi, però mi sembra sia andata così. Ecco, lì Dario va a dormire, però io ero in un limbo, ovvero a sinistra Dario sta andando a dormire verso camera sua e a destra c'era il divano. Io non sapevo cosa dovevo fare, perché Dario non mi ha detto dormi sul divano o vieni a dormire con me, mi ha detto andiamo a dormire. Questo andiamo a dormire era molto particolare, perché tipo non mi ero mai trovato in situazioni in cui non ci fosse, cioè in cui ci fosse una scelta. Tipo che ne so, con Federic dormivo sul divano letto lì, fine. Federic da me. O dormiva lì, o il divano mio, c'avevo quello strettissimo, era impossibile, quindi o dormivamo sul letto insieme o dormivamo sul letto insieme. Quindi non sapevo cosa fare e praticamente viro verso il divano e dico vabbè, ognuno dormirà per i cavoli suoi, non mi sembra più logico. E poi tipo il giorno dopo mi sembra abbia detto in live, mi stavo riferito a sta cosa, ho detto ma perché Mangaka ha dormito sul divano quando poteva dormire sul letto? E in realtà io non avevo capito. E quindi ho dormito sul divano col gatto che tutta la notte mi ronzava, andava sulla lettiera, scavava, poi tornava da me. Stava veramente una notte intensa. 3 ore è durata la notte, non è che. Mi ha dovuto accompagnare a prendere il treno. E fu così che Luca e Dario ebbero un figlio. Avete inciucciato? No, no, no. E dormito nella vasca? Non ha la vasca Dario, non ha la vasca Federic, non ho la vasca io. Nessuno ha la vasca. Aiuto, Mangaka, c'è uno zanzarone immenso. Se è immenso non è uno zanzarone, attenzione, perché i zanzaroni veri non sono immensi. I zanzaroni, quelli reali, sono grossi. Se è immenso è quelli che non fanno niente, che hanno le zampone che fa. Così. Ammazzare lo stesso. グラジペールアバービストイルビデオ、イスクリミティアブーゴージスタジオズス YouTube。